Carissimi amici, oggi volevo parlarvi di un argomento sempre d'attualità, anche perché negli scorsi giorni qualcuno mi ha fatto delle domande e con questo video desidero in qualche maniera rispondere ai vari quesiti che mi sono stati posti. Allora, stiamo parlando in questo caso, nella fattispecie, di penne chimera, quelle che io chiamo penne chimera, cioè penne di poco conto, anche di non poco conto, su cui viene sostituita qualche parte, per lo più il pennino. Allora, io normalmente mi rivolgo per queste cose moltissimo al mercato cinese. Qua ne vedete tre, una pennaccia proprio, però non potevo resistere al fascino kitsch di questa stilografica. Questa ho presentato, questa invece è una più nobile Monteverde Monza. E invece qua abbiamo Casa Ginao, qua abbiamo una X450, qui una X750, e sono penne su cui ho fatto sempre molti esperimenti, prove, insomma, ho fatto di tutto di più. Allora, queste due le abbiamo già viste, praticamente montano lo stesso pennino, hanno una condotta piccola, quindi è un pennino decisamente più piccolino, vedete, però è proprio lo stesso pennino, solo che in una si infila nel corpo scrittura meglio, nell'altra rimane un po' più fuori. Qua sono veramente al limite d'uso della penna, però riesco ugualmente a, ma adesso non vi tedio oltre, però vedete, ha una bella possibilità di. Ok, alla stessa maniera anche quest'altro è lo stesso pennino, è un po' più reattivo perché qua rimane più a pennello perché è rimasto più lungo. Qua è un po' più duro, ma cambia anche l'inchiostro, eh. Quindi le differenze tonali sono dovute all'inchiostro. Però un ottimo pennino, vedete anche proprio una forma, lo vedo. Ecco, è la cosa che volevo dirvi, perché qualcuno si chiederà che cos'è sta roba, adesso non ci arriviamo. Allora, io tutti questi pennini qua, o li ho trovati in qualche negozio di stilografiche che erano lì, ma assai poco, molti, specialmente le misure un po' più grandi. Li ho trovati nei mercatini. Normalmente chi vende pennini da calligrafia, ogni tanto in mezzo a quelle grosse, si chiamano così, le scatoline di pennini si chiamano grosse, perché comunque c'erano anche le grosse di pennini stilografici. Sarebbe interessante arrivarne a trovare qualcuno di quelle, quindi 144 pennini stilografici, e quello sarebbe un colpo da maestro, però quello non mi è mai riuscito. Però ogni tanto mi capita di trovarli, vai lì, è chiaro che sono pennini spaiati, li trovi lì. Allora la prova, ma come si riconosce un buon pennino, diciamo, da calligrafia flessibile? Allora, innanzitutto un po' dalla forma, vedete che è molto slanciato, sembra un Rebbi lunghi di Aurora, cioè quando ha questo affusolamento del fusto, insomma, tutta quella geometria molto affusolata. Ma poi soprattutto, lì non avete la possibilità di provare, di fare una prova scrittura, cioè avete il pennino e basta. Allora dovete con l'unghia, adesso mi sono messo questa protezione dell'unghia, però dovete premere il vostro, quindi magari qua sulla stilografica, se no prendete il pennino dall'estremità, l'appoggiate, andiamo ancora più vicino, ecco qua. Vedete che il pennino si apre bene, flette e apre i rebbi, quindi mi sta restituendo subito un impatto di flessibilità e di elasticità, no? Quindi questa è la prova che dovete fare. Poi, quando vedete già così, vuol dire che siamo in prossimità di un pennino F o fine, che ci va un pennino fine, ma una volta più o meno erano già tutti così. E lo stesso dicasi per questi, sono notevolmente più grandi, perché se guardiamo, questi sono pennini, beh, sono insomma decisamente un'altra taglia di pennino, però anche questi appunto li ho trovati. Però la prova è sempre quella, vedete, poi dovete fare attenzione che non ci siano botte, che i rebbi siano ben chiusi, lo vedete, non passa la luce, vedo che sostanzialmente il pennino è integro, solo la doratura, ma per l'uso che è partita, ma oh, spesso me li regalano addirittura, li compro dei pennini in tinzione e me li regalano. Vedete che anche qua, se io vado a premere, il pennino flette. Lo stesso con quest'altro pennino, quello che avete visto qua, questo sulla 450, un ABT, un pennino abbastanza comune che si trova abbastanza spesso. Questo qui non so dirvi che pennino è, si legge solo una specie di croma, boh, e poi vediamo se la camera lo prende.
C'è una scritta, ma non riesco proprio, ingrandito, Chrome Steelbook, qualche... Però vedete che ha una bella forma, e infatti un pennino ancora meglio di quello che avete visto. Vedete che se io vado a... Vedete, lui apre e si vede subito la restituzione della personalità. Ora mi tolgo questa protezione, non mi serve più. Ok, andiamo a vedere solo la prova con queste, appunto vediamo cosa succede. Magari vado a portarmi sul livello di zoom maggiorato. Ok, eccoci qua. Allora, questo qui è un ABT. Allora, un ottimo pennino, ha una certa resistenza sulla carta, sono caricati con inchiostri, tutte e due penne con inchiostro nero Aurora, quindi inchiostro nero Aurora. Ed è un pennino Flex ABT. Ok, cosa mi permette questo pennino? Mi permette tutto quello che piace a me, cioè scritture veloci, no? Calligrafie, no, delle cose veramente, ma anche di fare dei contrasti, perché comunque la sua flessibilità e il ritorno ce l'ha, è un ottimo pennino, gli ABT sono ottimi pennini. Posso fare il corsivo inglese? Certo che sì, non è un super fine, però ho una certa finezza di pennino e mi permette anche di avere un discreto corsivo inglese. Quindi una, in questo caso, una comunissima Ginao X450, io poi le trovo, sì, sono penne un po' pesantine, però sono robuste, affidabili, la condotta porta bene l'inchiostro, non posso dire niente, sono anni che ce l'ho, da divertimento, da battaglia, di quando ho bisogno di un flex, insomma, mi ha sempre accontentato questa penna, no? La prensione poi qua zigrinata, no? Quindi un po' comandata. Non le amo tantissimo, però insomma una penna che si presta molto a questo tipo, cioè una penna onesta, cioè con poco mi sono fatto veramente una penna che dà grandissima soddisfazione. Qua invece ho una Ginao 750 in una colorazione veramente un po' strana, rara, l'avevo presa per questo, ma anche questa è un'ottima penna secondo me, perché ha la sua clip, non devo presentare la X750, però robusta, non, sono anni che la uso, non mi è mai successo niente. Perché devo sputare, tra le altre cose, non è una penna più di tanto copiata, ogni tanto fanno delle penne di loro gusto e non è niente di trascendentale, ma non è neanche così male. Ma non è della penna che dobbiamo portare, da parlare, scusate, ma del pennino. Allora, questo qui non so che cos'è, ma un pennino veramente decisamente sempre quindi nero Aurora, però avete già visto cosa... La differenza, no? Cioè non ho premuto più di tanto, è veramente molto molto elastico. Lo vedete, si vede subito che ha, cioè, un'altra pasta di pennino. Però un ritorno, adesso poi vediamo anche i ritorni dei rebbi. Però questo è un pennino fantastico, a trovarne altri così. Facciamo la cappa che... Guardate, non entra mai in nessuna difficoltà. L'inglese è ancora più facilità a farlo perché la si vede, penso, bene anche dal video, che l'apertura dei rebbi è molto... Poi il livello di finezza qua non può essere enorme perché comunque questo è un inchiostro a pigmenti e quindi più di tanto non riesco ad avere come fine. Però lo vedete che... È un pennello questo. Questa è una penna da cui veramente tendo a non separarmi, nonostante sia una pennaccia, però io ripeto, la qualità, l'ergonomia e le belle sensazioni di scrittura me le può dare anche una pennaccia come questa, cioè
Se parliamo di questi elementi, me lo può dare qualsiasi strumento. Questa penna me lo dà il come. Okay? Sono stato fortunato ad avere, diciamo, la fortuna di trovare questo pennino e niente, lo faccio andare bene. Ah no, volevo farvi vedere, scusatemi, torniamo a ingrandire. Volevo farvi solo vedere come tornano bene i rebbi con l'esecuzione di un ovale. Vedete, mollo. Vedete, queste zone, come ho detto mille volte, sono proprio uguali, no? A trovare dei pennini così moderni. E questi erano penninacci, parliamoci chiaro, non erano di grandissimo pregio, erano penninacci, però avete visto che meraviglia. E anche questo qui, anche la BT ha un suo ritorno, tutto anche questo qui buono, lo andiamo a vedere. Carico. Non ho ombre accentuate come l'altro, ci metto un po' più di fatica. Però vedete che come scarico, siamo ancora più grande, carico, niente, eccezionale anche questo, cioè ho la stessa misura qua, appena scarico ho la stessa cosa. Quindi due penninacci, ok, due pennini vintage in acciaio dorato. Rovinati, ma solo nella doratura, però assolutamente in grado di regalarmi come anche queste altre qua, ecco, in questo caso, no? Bisogna, ecco, poi non vi preoccupate, se trovate il pennino, poi la penna la si trova, senza anche spendere chissà, cioè, perché queste costano veramente pochissimo, questa qui anche pochissimo, e questa qui costa un po' di più, però questa è una piccola demonstrator Monza, insomma, la sua valenza è boh. Ci tenevo anche ad avere una pennetta un po' più carina su cui fare questi giochini, no? Però vedete, ma la stessa cosa, poi sarà il turno di far vedere anche, ho delle Twisby, la 700, quella era mini, e quindi adesso era più piccola. E lo stesso, ho cambiato i pennini perché mi piacciono molto le Twisby diciamo, come penne demonstrate, poi hanno un'ottima fattura, un'ottima resina trasparente, però con quei pennini così duri non ce l'ho fatto, ho chiesto un cambio addirittura nella 700 anche con la condotta in ebanite, no? Ma fa lavori meravigliosi, un giorno poi lo vedremo. Insomma, si può giocare molto in quel campo lì, ci va un po' di fortuna a trovare il pennino, poi la calzatura su una penna la si trova, ma anche su pennacce senza spendere soldi, perché voglio dire, a quel punto non è giusto sacrificare. Diciamo che sulle Twisby ho messo anche dei pennini vintage di un certo pregio in acciaio. Su queste qui, quando trovi un pennino così, è meglio farlo su penne che costino veramente poco, però vi trovate ad usarle e a godere di quella scrittura così contrastata. No, ve lo ripeto sempre, il sale, l'anima della calligrafia, non grafia, ma anche grafia. Questo in un ambito non è più calligrafia, ma è grafia. Questa è calligrafia, però vedete il contrasto, ecco, quando ho scritto qua nero, guardate, nero aurora qua, no? Il contrasto è veramente una cosa bellissima, secondo me. Per quello insisto, con i pennini elastici o flessibili, perché comunque regalano tutte delle altre, diciamo, sensazioni ed emozioni, ok? Niente, e con questa considerazione, secondo me, sempre molto importante, vi saluto e vi ringrazio di essere stati qua con me ancora una volta. Ciao a tutti, grazie ancora.